Tritonic ha sviluppato una piattaforma che si chiama Code, che già ad oggi è in utilizzo in tutta Italia, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Polizia Metropolitana qua di Milano. Quello che cambia è molto semplice in realtà. Noi finalmente possiamo utilizzare i dati in tutta la loro potenza. Abbiamo la possibilità per la prima volta di utilizzare un throughput elevato e un servizio in back-end che ci permetta di fare analisi di calcolo molto complesse, come ad esempio il riconoscimento facciale, oppure l'utilizzo di droni. Tutto questo è possibile grazie al 5G. YAPE è un veicolo semiautonomo elettrico pensato per le consegne in ambito cittadino. Grazie al 5G ci aspettiamo da subito di poter migliorare significativamente il livello e la qualità del servizio. Ovviamente attendere sempre di più, pensiamo a questo oggetto come integrato in quelle che saranno le smart cities del futuro. Il 5G permette di aumentare la capacità di calcolo dei moderni sistemi di realtà virtuale e realtà aumentata mobili. Di fatto questo renderà possibile avere delle simulazioni molto più accurate scientificamente, con una visualizzazione ancora migliore di quella disponibile oggigiorno. Questo diventa possibile spostando di fatto su cloud tutta l'elaborazione delle simulazioni e lasciando al dispositivo mobile soltanto la visualizzazione e la gestione dell'interazione con l'utente. Il 5G permette ai nostri dispositivi di ottimizzare il benessere modificando le abitudini. Quindi quattro punti. Primo, protezione dei dati, visto che si tratta di dati fisiologici estremamente importanti. Due, poter dare un feedback istantaneo, quindi latenza zero. Tre, che quel feedback sia locale, perché deve succedere lì dove succede l'azione. E quattro, sviluppare degli algoritmi avanzati, e questo ha bisogno di connessioni estremamente numerose.